Questo è il punto di arrivo e nello stesso tempo l'inizio di un progetto di aiuto, di sostegno alle famiglie che abbiamo voluto realizzare come comunità cristiana del territorio attraverso questa forma di servizio professionalmente qualificato che è appunto il consultorio familiare, centro per la famiglia. Le famiglie potranno trovare qui da domani, 4 aprile, tutti i servizi che trovavano come consultorio in via Pontirolo, quindi tutti i servizi di carattere sanitario, gli ambulatori sanitari con le ecografie, le visite eccetera, tutti i servizi di carattere psicosociale rivolti sia alle coppie che ai minori e ai bambini. E qui abbiamo molti più spazi, quindi potremo organizzare anche corsi di formazione, in realtà qui sono circa 500 metri quadri in una bella posizione centrale, comoda anche un po' per tutti, quindi speriamo proprio di riuscire, come dire, a migliorare, a rilanciare sempre di più quello che è il nostro obiettivo di servire le famiglie nel migliore dei modi, insomma. Questa è un'opera che trova una sinergia tra diverse realtà. La Fondazione Portalupi che ha messo a disposizione gli spazi, la cooperativa Agape che gestisce questo consultorio, il consultorio di Caravaggio anche, l'associazione, quindi sicuramente questa è una realtà che nasce dalla volontà comune di realizzare qualcosa di bello per le nostre famiglie, per le famiglie del territorio. E poi sicuramente bisogna ringraziare anche tutti gli operatori che ci hanno dato una mano, che hanno condiviso con noi questo sogno, dall'architetto O'Johnny che ha curato la progettazione e gli interni, a tutte le ditte che hanno potuto realizzare questo. Uno degli aspetti caratteristici di questo servizio, di questo consultorio, è certamente il fatto che abbiamo voluto decorare gli ambienti con delle opere che hanno realizzato le ragazze, i ragazzi, gli alunni della classe quinta C del liceo artistico di Lodi. E loro hanno sviluppato questa idea dello specchio che riflette, proprio interpretando il senso del consultorio, laddove si fa un lavoro di riflessione su se stessi come singoli e come coppia, e laddove ci si prende cura della vita e dei figli, che sono sostanzialmente, come dire, il riflesso della nostra umanità.